Si è svolto stamane presso la sede catanese della Regione Sicilia l'incontro tra l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Catania, Giuseppe Arcidiacono, e il presidente dell'ente regionale, Nello Musumeci. Al centro del vertice, le criticità legate alle strutture della zona industriale. Abbiamo ascoltato l'assessore Arcidiacono del Comune di Catania. Ha prospettato una serie di criticità, che naturalmente in parte conoscevamo già, e sulle quali siamo ben disponibili a confrontarci e, se necessario e se possibile, a intervenire. Ecco perché abbiamo invitato l'assessore Arcidiacono a farci pervenire formalmente un elenco concreto dei problemi che oggi presenta l'area industriale di Catania, ma che poi sono problemi presenti in tutte le altre aree dell'isola, e a Palermo fisseremo un apposito incontro di carattere tecnico-amministrativo per verificare con la rappresentanza del Comune e con la rappresentanza della Regione quali sono i problemi immediati che possiamo affrontare e quelli che invece dobbiamo necessariamente rimandare agli enti preposti alla soluzione. Tenete conto che oggi le aree industriali sono disciplinate da una legge che si è rivelata fallimentare, l'IRSAP è stato un rimedio peggiore del male, il governo che guido ha intenzione di modificare questa legge, ha intenzione di dare maggiore ruolo e maggiore protagonismo agli imprenditori industriali, ma definire anche le competenze dei comuni, le competenze delle province, le competenze del privato, perché se vogliamo che in Sicilia si torni ad investire, se vogliamo che il capitale si scommetta, è necessario che le aree industriali siano appetibili, siano dotate delle strutture, delle infrastrutture necessarie perché un imprenditore possa lavorare in un contesto assolutamente sereno e propizio. Abbiamo fatto un po' il quadro su quelle che sono le criticità che il Presidente vuole conoscere in maniera precisa. Mio intendimento è poter a lui far conoscere esattamente tutto ciò che ho in questo mese e mezzo di esperienza assessoriale verificato sul campo, quindi le criticità importantissime, visto che quotidianamente ci sono emergenze di questo tipo. Il Presidente è stato assolutamente molto disponibile, mi ha chiesto questa cosa che farò e allo stesso tempo ho chiesto e lui ha convenuto in maniera assoluta di modificare la legge sull'IRSAP, che ad oggi si è rivelato un disastro, quindi proprio la parola la dico forte perché è così, perché vi sono problemi di competenza, vi sono problemi di presenza attiva sul territorio, per cui è chiaro che bisogna dar mano, far fondo alla una nuova riforma perché si possa davvero centrare un po' l'obiettivo, che è quello di sistemare una zona fondamentale per la nostra città.